Regà, è arrivata la carbonara, ti posso dire che c'ha una bella faccia, molto cremosona, con il pepe laterale, abbondantissima di pepe. Ah sì, è proprio buona. Sai che gli manca? Se te devo trovare proprio il pelo nell'uovo. Se vi fate mangiare con noi, venite a mangiare, altrimenti potete prendere il supplì e spaccarvelo fra i capelli. La cheat! Sì. La cheat al Cigalonski! Ciao, mi stavo a Dobà. La vedi questa zona di Roma? Roma è grande, ragazzi. Chi è di Roma l'avrà riconosciuta. Siamo nella ridente Colli Aniene per provare un posto che mi aveva incuriosito. Allora, questa sarà proprio un'esperienza di quelle flash. Di prima botta, così mi sono messa ad indagare un po', mi sono messa a vedere le foto su Instagram. Di cosa si tratta? Di un box situato in un mercato di questa zona. È una macelleria che però fa anche da trattoria e che fa i primi espressi. Giù, ma perché stai a fare sta roba? Ma perché a me piacciono un sacco i mercati, ragazzi. Anzi, sulla base di questa cosa, se avete dei mercati valevoli da consigliarmi su Roma, tenendo conto che di mercati rionali ne abbiamo a bizzeffe, lasciatemeli nei commenti, magari con i box scritti nello specifico e con le pietanze che meritano una particolare attenzione. Quindi oggi se famo sto pranzo bello umile, bello casereccio, come viene viene, un po' zozzati, con i tendoni, mo te faccio vedere il posto com'è, come piace a me, sperando che si mangi bene, perché a proposito di questo, si chiama macelleria picchiapò trattoria, scusami, si chiama trattoria macelleria picchiapò e scottatito. A riga 188 recensioni, 5 stelle. Sai, capì? A descrizione dice: non siamo solo una trattoria di cucina tipica romana, ma anche un'ottima macelleria al box 28 del mercato di Viale Sacco a Vanzetti 15. Cibo genuino, buon rapporto qualità-prezzo, fettuccine e gnocchi fatti a mano con uova di campagna. E allora chi sono io per dire di no? Pare un po' triste, raga, ma perché è mercato rionale, i mercati a Roma sono così, sono poco pettinati, sono poco pretenziosi, quindi c'è sta proprio, si respira proprio quell'aria da mercato, no? Quelle sedie verdi, quelle da campeggio, quelle dove te fai le peggio chiacchierate con amici tuoi, a cui vuoi bene, alle 2 di notte, su questa è una certezza, vai a toccare dei livelli così profondi che non ti ricapita più nella vita. E la macelleria, e il coso, un gran biscotto, e il coso per raccogliere bottiglie e te danno sconto per il mercato. Con l'app, poi alla fine 100 bottiglie, mi ricordo quanti punti ti danno, una cosa come tipo un euro di sconto, però vabbè, va bene così, meglio di niente. Dove c'è quella gente c'è il posto, vedi, poco spartano, raga, spartanissimo. No, ma no, sono curiosa, ho fame. Vedi, proprio menù a vista, ma chiesto alla signora. Sì, sì, va benissimo, sì, sì. Volete mangiare i primi, secondi? Volevamo, sì, mangiare un po' di primi, un po' di secondi. Facciamo un altro giro di secondi e poi facciamo un primo. Che dite, una carbonara? La carbonara, poi, che altro? La carbonara, sì. Poi qualche assaggino qua di carbonara. Sì, ok. Ma di primo c'hai pure qualcos'altro, eventualmente? Midra, la somma, matriciana, carbonara, grigia, fettuccine fatte a mano. Una fettuccina carbonara e poi un po' di... Perfetto, prima porto qualche assaggino, poi quello. Poi posso suggerire pure un accompagnamento di vino rosso, che se con al vinello, il vinello, che sì. Che de Mogliano. Sì. Careccio, de Rieri, va bene? Va benissimo. Macelleria vista qua, è espresso, regà, pochi programmi, nel senso, quello che c'hanno, te fanno sul momento. Ma che c'hai oggi? Ah, sti 4 primi, vai, dammene 2, vai, te, va bene così. Un posto simile a Roma. Coincidenza, sei una qui. Eh sì, perché io sto, io solitamente sto a Roma, mo sta iniziando un po'. Ma pure da paura, oh, se non mi fai subito. Macelleria, cioè collaborate yes, a... Al mondo dobbiamo fare pure una cattura. Davvero? Centocelle è la mia zona preferita di Roma, sai? Ho detto speriamo che viene. E isso, sono avvenuto. Mi stavi a pensare, sono sbucata. Oggi Roma. Pecorino? Pecorino quello buono, se la carbonara non voglio a bordo. Madonna, che buono. Buono, buono. Bello stagionato, eh? Guarda che guanciale che dovrà. È quello che mi piace dei mercati. Vai e non sai che te capita. Questo video era partito così. Oh, ma ho trovato un posto figo che sembra buono al mercato dei Colli Aniene. Andiamo, sì. Registriamo, famolo. Menù, fanno i panini. No, noi non ci interessiamo i panini oggi perché noi volevamo fare proprio un po' un pranzetto di quelli belli ignorantoni, no? Unti, come direbbe qualcuno. Chissà chi.
E quindi arriviamo e ci dicono: guarda, abbiamo questo, abbiamo quello. Vai, sì, va bene tutto, te famo questo. Ah no, guarda, quello abbiamo finito, te famo quest'altro. Lascio farmi padre, perché che cosa succede? Sono una macelleria. Il rognone, sì, mi piace molto. Con le cipollette dei tropei. Con le cipollette dei tropei, il rognone mi piace. A me, oh, tutto quinto, quarto, adrippa. Questa è la prima volta perché me l'aveva suggerito mia sorella il posto. Ha detto: giù, vai, da un'occhiata a sto posto. E quindi è andata così, Emanuele. Vediamo quello che ci porta, sì, la vita. Poi posso dire una cosa, il cibo è amore e sì, l'amore è cibo. Quindi viviamo per quello che è, le persone sono simpatiche. Sì. Viva la vita! Alla bello fine, questo è un po' il. La morale del cambio mi piace. Le cose poco organizzate, ma così decore, come viene viene. Mi mancava girare i mercati. Real. Sempre. Poi magari alcuni dicono: giù, ma che t'hanno pagato? Perché sembra che se conosciamo questa gente, mai visti. Assolutamente, noi siamo arrivati, sembra che ci stavano aspettando. Sì, l'ho visto su video Max Pariola, capi, fai tagliare. Io ho detto: sono venuta qui a mangiare. Io quando posso, però ovviamente se magari mi riconoscono, poi attacchiamo la pipa, attacchiamo a parlare, mi fa ragazzi, piacere. Posso dire una cosa, Giulia è troppo onesta, no? Gli offrono le cose. No, però Paolo, che fatto offrire un cavolo? No, devo pagare, devo pagare, devo pagare. Pezzatino con fagioli di scottona. Pezzatino di scottona con fagioli, grande. Quindi, cioè così è un po' un'esperienza, vedi, nuda e cruda, quartino di vinello rosso da casa, una cosa proprio tipo da tua nonna, no? Ti hai piatti di plastica riciclabile, ti è. Questo ci hanno dato così da serie, a regà, attaccatevi proprio. Assaggiamo sto spezzatino di scottona con i fagioli, guarda che bello, come bello sognosone. Aspetta che ho beccato solo il fagiolo, cremosissimo, contenitore di goccio, bello rude, pure un po' rovinato, perché regà, cioè il concetto è una cucina, la cucina di casa con poche pretese, i tavoli un po' tutti diversi, e il pavimento del mercato. Speriamo bene, eh? Grazie. Molto buono. Non è già messo? Fagioli, pepe, una cifra di pepe. Sì, sì. Questo sarebbe spezzatino di scottona con cipollette di tropea, la cipollettina, fagioli, ci mette una passatina poca poca per farlo colorare col pepe. Mm-hmm. Se no, se parlevi il pepe perde. Sì, sì, no, il pepe dà la spinta giusta. Mamma, ci avrei messo ancora più cipolla, ma sai perché? Perché io sono amante. Ce ne mettevo di più. Io sono amante. Ma mi hanno detto: ma scusa, ma è troppo. Lo so, la cipolla ti piace. Io pure. A me piace troppo. Però ti capita quello lì. Quello che. Io lo amagno. Ma sai che c'è un sacco di ragazze sulla cipolla. I funghi truffolati crudi col parmigiano. Ma dai, i funghi crudi sono la cosa più buona del mondo. Io sono pronta ad assaggiare qualsiasi cosa oggi. Bella roba, sì, guarda, come io ho detto. Ci avrei messo ancora più cipolla. Perché a me la cipolletta di tropea mi fa impazzire. Le cipolle spesso dicono cipolla. Cipolle di tropea, non so quasi mai cipolle di tropea. Queste sono abbastanza delicate. Formaggino di Oristano, vedi? Col piattino, questo è il piattino che ti porta tua nonna. Semi stagionato, non troppo stagionato, una bellissima pasta. Regà, questa cosa è proprio 2006. E il portabicchiere, per non farli cascare? O è un po' di vinello? Forza. Dai, ma per forza, per forza, un po' di vinello. Via. Cuore. Cuore fatto alle pizzaiole, non fa nessuno. Convertitevi a provare altri tagli di carne, non fate schizzinosi, lo dico sempre. Certo. Assaggiamo queste bruschettine di cuore, cuore alla pizzaiola, che poi so, a me mi pare tipo l'impasto della pizza, raga, non so se vedi sotto, non so se si vede, però è tostato. Quindi bruschettato la pizzaiola. Mia madre mi faceva sempre da piccola i straccetti alla pizzaiola. La carne al sugo alla pizzaiola, che è la morte sua, con l'olio buono a crudo di mio nonno dalla Puglia. Cazzo, pare di mangiare un piatto di mia madre, è assurda sta cosa. Però è cuore, quindi è un po' più tenace a livello di consistenza. Se ti posso dire, se sei facilmente impressionabile su determinati tagli di carne, sto cuore, essendo la pizzaiola, non lo senti troppo, cioè senti molto il sugo. Passiamo a questi, rollè di vitello ripassato con sedano, piselli e un po' di cicoria, semplicissima, ripassata, piccantina. Ma questo rollè è pazzesco, vedo c'è il guanciale dentro, eh? Mmm, che il grasso del guanciale si scioglie in bocca. Rognoncino con cipolletta rognone, di tropea. Bello. Hai mangiato il cuore? Io dici no.
ha un po' di rene. Pure i reni sono buonissimi. Qua sono fatti, sembrano quasi dei funghi champignon. A livello di forma, semplicemente di forma. Dio. Cotto benissimo, perfetto. Sì, sì, ha voglia, voglia. Ti volevo chiedere se possiamo avere un po' di pane. Come no? Oggi non c'è il sole intorno. Grazie. Ho chiesto un po' di pane e poi so panini all'olio. Perché questi sono piatti che si prestano molto bene col pane, regà. E sono belli sugnosi, ste cotture lente, belli umidi. Cioè tipo magna la trippa, no? Un pane casereccio si sarebbe stato meglio piuttosto che il pane all'olio, il pane con una crosta un po' più importante, però se lo fanno andare bene. C'ho un po' paura per la carbonara, ma stanno a fare. Io sulla carbonara, regà, come sapete, sono una bella cacacazzi, eh. Se c'è troppa crema, se c'è troppo cotto. La crema è bella, è normale. La tua carbonara che devo ancora provare. Esatto. Che devo ancora provare. Ci sono un sacco di commenti. Sì, sotto quel video in cui dicevi. La carbonara di crema, sì. Bravi. Funga la montanara fatta alla picchia po'. Ah, la picchia po'? Da picchia po'. Sì, sì. Io so proprio funghi. Personalizzato. Quindi so proprio funghi crudi. Sì, questi sì. Ma pure a livello di verdure vi fornite da sempre i banchi, sì, del mercato? No, non trovi qua congelata. Sì, sì, no, 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 lo so, vabbè, ma se sente. Se sente. Senti l'aglio, madonna. Madonna, questo. Ma hai assaggiato te? No. Minchia. Questi estate scendono che una meraviglia. Ma allora, funghi? No, ma funghi? Sono andato, io volevo lì. Oh, ah sì, questi sono clamorosi. Cioè, ce li vedo bene in un'insalata. Experience, mi si rompe la sedia sotto al culo. Raga, è arrivata la carbonara. Ti posso dire che c'ha una bella faccia. Molto cremosona, con il pepe laterale, abbondantissima di pepe e i pezzi di guanciale grossolani. Pure che siano un po', si siano un po' ammorbiti, non so quanto siano croccanti. A me nella carbonara mi piace il guanciale molto croccante, pasta secca. A me la carbonara con la pasta all'uovo non mi piace. Quelli che fanno al centro a Roma, a Trastevere, la carbonara con la pasta all'uovo, se, per me sono delle bestie di Satana, si può dire? Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Chi vuole intendere, intenda. Il campeggio. Se hai capito a chi mi riferisco, lasciami un commentino, ho scritto Tonnarello. No, dai. Non puoi dirla sta cosa. Ma si scherza. Video ironico. Quanto detto va inteso come opinione personale espressa con ironia. Va, vediamo quanto, che ci dice sta carbocrema. Ma cosa che si arrabbiano perché dicono, Giulia, tu non sai mangiare e non arrotoli la pasta. Ah, regà. E il cibo va comunque in pancia. A me devi spiegare come si mangia. Magno così. Tanto comunque lo cago. Come lo caghi te la sera. Ma raga, è buona. Questa è la clip più bella che ho mai girato. 10 secondi di silenzio e poi, ah raga, è buona. Sai che gli manca? Cioè, se te devo trovare proprio il pelo nell'uovo. Io ho messo proprio una bella spruzzatura di pecorino. Cioè, sì. Mettimela. Ma raga, la pasta è cotta benissimo. Il guanciale. Esatto, ti volevo parlare del guanciale, perché a livello qualitativo è un ottimo guanciale. Non è troppo croccante, però non è neanche morbido, non è rimasto crudo o trasparente, no? Ah sì, è proprio buono. Io non so quanto andrò a spendere. Però ti posso dire, figo. Ma io gli avevo chiesto la carbonara, io avevo dato per scontato un piatto di carbonara, ci hanno portato due porzioni, oddio. Li mangio pure io. Qua c'è sta Fabio, ormai siamo diventati amici. È arrivato qua con queste uova, ma che, ma sono enormi, sono più grosse. Guarda, queste sono colte stamattina dalla signora Luisa che c'ha 90 anni. No, 90 anni. 90 anni. Ma sono le uova. Sono le uova di yoga, mi sì, stai queste a dire. Sono di yoga. Porca sono fatte stamattina, questa sta alla massimina per fare 50 km. Le uova da carbonara pure, cioè, erano uova sì, freschissime da signora, sì, sì, sono quelle che mai che ho visto là. Io solo quelle là. Ah, raga, è arrivato il dolce, a me piace fare sta cosa, che la panna cotta. Ovviamente fanno tutto loro pure la panna cottina, carina. Con frutti di bosco, un po' di menta sopra e sta granellina di mandorla.
che dà una consistenza diversa dei Duco, se no sarebbe solo semplicemente morbida. C'ha un ottimo odore la panna cotta. Molto buona la panna cotta, ma pure sopra è il frutto del bosco. Ti dico solo che a me la panna cotta mi piace pure senza niente. Cioè a me piace. Gli piace sta ricetta, facciamo semplicissima, senza troppe complicazioni. Senza colate di pistacchio. Carinella. Più che altro per sgrassa un po'. Però mi ha sorpreso molto la carbonara, io non mi aspettavo la carbonara. Pago. Ma di là, ma me sta a fare una super cazzola. È la signorina che va a indagare. Ma no, ma che è un'inchiesta? A vedere, fa le inchieste. Ma no! Fa le indagini. Ma non è vero! Sì, dove si mangia veramente bene, almeno da quello che c'è scritto. E appena ci ha dato questo onore da venire da noi. Hai capito? Vai i prossimi. Fatemi pagare. Quanto ti devo? Guarda, devi mi deve farlo, no? Dai. Che soddisfazione, grazie Giulio. E di che? Basta che mi fai pagare, però sì. Sto aspettando. Ma quanto siamo presi a bene? Possiamo dire? Ma io sono proprio contenta, è stata proprio una roba caruccetta, se te posso dire. Inaspettata, ho portato via un po' di roba, raga, perché troppo cibo, non ce la facevo più. Il buon cibo ti mette di buon umore. Sempre. Buon cibo e pure bella gente, raga. Cioè, oggi è partita così, un po' a pallettoni, la rotonda dei collianiene. Andiamo a mangiare, va, arriva lì, vai, via di tavolo, i piatti di carta, sì, i portabicchieri di plastica, sì. Per questo pranzo, due porzioni di carbonara, tutto quello che hai visto, raga, ho speso 50 euro, 25 euro a testa, con quella qualità e quella cura, quell'attenzione. Una carbonara, regà, del tutto inaspettata. Io non so quanto costa la carbonara di base, perché comunque ho speso 25 euro a testa, abbiamo mangiato veramente tanta roba, il dolce, due Coca-Cola, il vino, un miliardo di cose, però da in culo a un sacco di carbonare della stragrande maggioranza di trattorie presenti a Roma. L'unica cosa, un po' di pecorino sopra, secondo me ci sta, qualche pezzo di guanciale in più, guanciale poi ottimo, un guanciale toscano, dignitosissimo. Grazie per essere stati con noi, come al solito trovi tutte le info dei posti che visito nella descrizione con i vari indirizzi eccetera eccetera, questo lo sai se mi seguite un po'. Ti saluto e vado via, perché poi a una certa, raga, sti mercati, lo so, vedrei. E il posto è chiuso, diventano tutti un po' cupi così, cioè ti mettono pure un po' di ansietta, cioè sembrano posti abbandonati, frequentati.